qua, buongiorno a tutti, bentornati a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Sono le 12.29, un minutino prima del nostro consueto orario, sempre qui per augurarci che abbiate passato una buona mattinata e insomma speriamo che il pomeriggio sia ancora meglio. Adesso ci prestiamo alla pausa pranzo, importante momento della giornata anche per il vostro corpo, e non è l'unico momento della giornata importante per il vostro corpo, ci sono tante cose che si possono fare, no? Però sapete, io da sportivo, no scherzo, sapete insomma che appena però troviamo qualcuno che invece a differenza mia magari ci dà qualche spunto, qualche idea di come fare a mantenerci in forma, a stare bene con noi stessi, ad essere magari un po' più preparati anche atleticamente, beh, siamo ben contenti di dargli spazio. Ed è questo il nostro tema di oggi, perché oggi abbiamo qui in nostra compagnia Fabio Ghisoli, giusto? Sì. Buongiorno Fabio, buongiorno, benvenuto della New Fitness Life, un istruttore di indoor cycling. Sì, istruttore di indoor cycling, presidente della New Fitness Life. E che cos'è? Allora, vediamo subito che cos'è l'indoor cycling. Indoor cycling è allenamento ciclistico su bici statica. Ok. Quindi lo sport viene fatto al chiuso nelle nostre palestre? Principalmente viene fatto al chiuso, poi possono esserci, sicuramente ci sono eventi che vengono fatti all'aperto. Okay. Per divertimento e tutto. C'era un nome che si usava fino a un po' di tempo fa, no? Diciamo così, abbiamo capito che insomma, il nome roba lì, che però grazie anche alla tua battaglia è anche giusta. Esatto. È preso invece un nome più giusto. Il nome con cui tutti lo conoscono in cycling è il spinning. Ok. Che è nato indicativamente negli anni 90 in America grazie a Johnny G, e poi nel 95 più o meno è arrivato in Italia e da lì si è evoluto. Il problema è che spinning è un nome registrato. Spinning è un marchio registrato. Marchio registrato, sì. Come, no? E è come dire bibita gasata o Coca-Cola. Esatto. Ecco, no? Esattamente. E quindi giustamente hai detto, no, diamo un nome vero a questa disciplina dell'allenamento che è indoor cycling, che è indoor ciclismo cycling da interno proprio. Allora, raccontaci un po', come hai iniziato, come ti sei avvicinato personalmente all'indoor cycling? Ah, io personalmente mi sono avvicinato dopo anni, 7-8 anni che ho fatto il podista, adesso li chiamano running, a livello agonista, quindi anche con maratone vinte e tutto quanto. Poi vabbè, problemi cardiaci mi hanno vietato di continuare a correre e dopo qualche anno mi sono portato sull'indoor cycling, arrivando un po' dal ciclismo a livello turistico, proprio cicloviaggi. Interessante però questa cosa, cioè problemi cardiaci che però non ti hanno levato dalla voglia di fare sport comunque. No, assolutamente. E che hanno trovato invece lo sport adatto anche, sì, a una problematica magari anche appunto grave, che non poteva farti invece correre. Esatto, nonostante che con l'indoor cycling i battiti cardiaci vadano molto oltre rispetto alla corsa, ma il fatto di lavorare in scarico con il corpo e non continuando a picchiare sul terreno e tutto quanto, diciamo che aiuta il cuore a recuperare prima. Ovviamente ci vogliono tutti i controlli, non è che sono passato da un giorno all'altro. Immagino. Quindi, anzi, sotto appunto, controllo. Una bellissima iniziativa che avete appunto voi di New Fitness Life è proprio quella di dire: attenzione, non è che chiunque prenda una cicletta, butta in un angolo di una palestra, fa indoor cycling ed è un istruttore di indoor cycling o un atleta, no, che fa indoor cycling. State cercando appunto anzi di formare proprio una... Noi, avete già formato anzi 700? Noi siamo già in 16 istruttori nel 2000, da quest'anno Milano, praticamente, Milano e Legnano. Ah ok, questa, comunque, questa zona, Milano e provincia. Città metropolitana. Ecco. Esatto. E quest'anno abbiamo già formato 7-8 istruttori, secondo il nostro credo. Sì. Quindi noi crediamo nella professionalità, quindi non... andare a fare del male alle persone, quindi divertirsi e basta, ma divertirsi sì, ma allenando le persone in modo coerente. Quindi il nostro corso è un corso gestito in modo un po' diverso dagli altri, dura 8 mesi. Ah, quindi si può diventare veri e propri istruttori, sì, diplomati? Diplomati, sì, ecco. Siamo gli unici al momento
che abbiamo il diploma nazionale di istruttore di indoor cycling grazie ad AXI, che è un ente sportivo di Milano. Quindi voi avete creato appunto voi, AXI, poi mi dicevi anche insieme al 118... 118 che praticamente ci fa la parte di anatomia e primo soccorso e successivamente all'esame la parte del BLSD, che è l'uso del defibrillatore. Sì, ma appunto mi dicevi la collaborazione che fate con anche la Croce Oro. Croce Oro di Gaggiano. Di Gaggiano, sì. Quindi insomma... Tutta una bella squadra si è messa sì. insieme per creare un vero e proprio corso, dicevi, di 8 mesi. 8 mesi di corso. Che porta al diploma di istruttore. Di istruttore di indoor cycling diplomato. Sono 50 ore di corso. Ecco, circa. A chi vi rivolgete? E poi una volta che ho questo diploma cosa posso fare? Allora, a chi ci rivolgiamo? Per fare conoscere l'indoor cycling, sì. e portare dentro persone dell'indoor cycling a quasi tutte le persone, ovviamente chi ha problemi gravi, posturali o che cosa, o di cuore, prima ci vogliono dei controlli medici, ci vuole il benestare del medico. Per quanto riguarda invece la formazione di persone, di nuovi istruttori, così ci rivolgiamo a chi già lo pratica e magari gli può interessare diventare istruttore anche solo per conoscenza o come hobby, alla fine un hobby retribuito. Ah, beh, perché? Mi piace, ti direte in più, rischi anche di essere qualcosa, pagato. Qualcosa dire, porti anche c'è anche il rischio di qualcuno ti paghi, insomma, non è, assolutamente. Non è male. È ottimo, infatti. Mi dicevi che appunto però a livello, diciamo, di atleti, sono pochi quelli che non possono proprio dire, cioè appunto, chi ha gravissimi sì, problemi posturali, gravissimi problemi di disabilità. Quindi... Sono, dici, è una cosa appunto che può andare anche a step, immagino. Sì, sì, si cresce a step. Perché diciamo, no, insomma, tutti abbiamo iniziato. Spesso e volentieri zero. Quelli come me, no? Quelli molto sportivi come me, no? Si spaventano un po' l'idea di finire sotto le grinfie di qualche generale o tenente alla Full Metal Jacket che ci faccia pedalare senza appoggiare le chiappe sullo esatto. stellino per 8-9 ore senza andare. Con la frusta, invece non è così. No, no, diciamo che vabbè, l'indoor cycling, chi vede la classe di indoor cycling che sta pedalando, ma è da una vetrata così, dice questi sono tutti matti, perché ovviamente musica, tra virgolette, un po' alta, e tutti questi movimenti, gli istruttori che giustamente incitano, perché vogliamo incitare le persone nel giusto modo, e quindi ci prendono un po' per matti, però se gli istruttori sono bravi, sono preparati e tutto, la stessa classe ha persone che vanno magari da anni e persone che è la prima volta che sono dentro, e l'istruttore bravo deve sapere gestire entrambe le situazioni, quindi non far sentire la persona che entra oggi, che fa lezione con quelli che dai 2, 3, 10 anni che lo fanno, ma per uno che magari si sente un po' fuori dal luogo, invece deve essere coinvolto subito. Ecco, dove possiamo trovare gli istruttori del New Fitness Life? Noi siamo sparsi un po' in vari centri di Milano, non ti faccio nomi per pubblicità, perché... facciamo la pubblicità, diciamo che siamo... Quelli che vi trattano bene, ovviamente, parliamo solo di quelli che vi trattano bene, dicendo, li nominiamo, giustamente. Allora, io per esempio lavoro qui alla Musucan di Via Forze Armate, all'Arcadia di Piazza 6 Febbraio circa. C'è un sito oppure una pagina dove posso noi abbiamo una pagina dove insomma, voglio fare indoor cycling. Se so che c'è un istruttore della New Fitness Life, forse ho un qualcosina in più di garanzia di farlo bene. Sì. Dove posso trovare la lista delle palestre, diciamo, in cui voi appunto lavorate? Lo troviamo su Facebook, alla pagina New Fitness Life ASD, con questo simbolo facciamo, qua. Facciamo vedere. Il simbolino in alto a sinistra. Che poi è lo stesso che anche lui sulla esatto, che è questo. L'acronimo fa NFL come NFL, la Lega di football americano. Si è visto, sì, questo qui che fa la posta. Meglio forse dalla sua felpa, credo. Appunto, New Fitness Life. Lì abbiamo tutta la lista dei centri dove siamo. Okay. E lavoriamo anche nelle palestre aziendali.
Ecco, raccontami un po', questo è interessante, perché prima accennando. È una convenzione che abbiamo fatto con questa agenzia famosa in Italia, e praticamente siamo all'interno delle palestre aziendali dove fanno l'indoor cycling, e noi gestiamo proprio la parte ciclistica, ecco, questo, quindi anche gli allenamenti. Quindi non stiamo parlando solamente di privati, ma anche delle aziende che vi hanno inserito nelle proprie siamo riusciti a entrare aziendali. Esatto, io sono stato il primo a entrare, e poi pian piano hanno visto la professionalità che ho portato, e piano piano qui poi abbiamo cominciato a tirare dentro anche altre persone. Qual è quell'aspetto dell'indoor cycling che dici una volta che lo provi poi non cambi più? È passione. L'indoor cycling, la prima volta che si sale o si ama o si odia. Ah sì? Sì. Nel momento in cui scendi dici sì, mi ha preso, se no no. A te cos'è che ti ha preso allora, poi la prima volta che ti ha fatto diventare poi istruttore? È scattata una molla. Io il primo esercizio che ho fatto, mi ricordo praticamente nel 98, mi ha fatto fare il running, che praticamente stai in piedi appoggiati col manubrio pedalando. Io avevo del ciclismo e ho detto vabbè, facile. Mi sono trovato seduto in mezzo ai pedali. Ah! Ho detto, come momento ho detto, per me questo sport è finito. È dal 98 che pedalo. Ovviamente poi è scattata la molla, invece dopo non ho più smesso. Quindi sono sempre, cioè, credo che anche poi la voglia di mettersi in competizione con se stessi. Con se stessi, sì. Perché prima ne parlavamo fuori onda, dicevi, non è in realtà uno sport di competizione. Assolutamente no. Però mi viene da dire, in realtà la competizione ce l'hai ogni volta che sali in sella con te stesso. La competizione è con te stesso, perché devi migliorare te stesso, il tuo benessere e il tuo allenamento, piano piano. Tu hai proprio visto che ti ha fatto bene, diciamo, questi anni in indoor cycling? Il cuore è andato a posto, spesso e volentieri lo porto fuori soglia, senza problemi, 10 secondi rientra, quindi sì, è tonificante. Quindi, uh-huh. Ecco, diciamo che c'è un detto che dobbiamo sfatare, che dicono che l'indoor cycling, specialmente nelle donne, aumenti il volume delle gambe e tutto quanto. Assolutamente no. Se la posizione in sella, la persona viene posta bene in sella, assolutamente non è vero. Si va a tonificare e tutto quanto. Anzi, assoda il lato B. Ma anche. Quindi, a tutti i signori che ci stanno seguendo, non avete paura di avere le grandi cosce tipiche del ciclista che vedete in televisione. Non è sono allenamenti particolari. Non è quella roba, anzi... Farete magari felici poi fidanzati, fidanzate e mariti o mogli con un lato B da uno. Diciamo che l'indoor cycling aiuta principalmente il cuore, che è il muscolo fondamentale. Poi partiamo dagli addominali, glutei, scendere fino ai piedi, praticamente, alle caviglie. Quindi sono tanti. Purtroppo rimangono fuori le braccia. Sono tanti appunto i muscoli, appunto, che mi dicevi vengono sollecitati. E mi dicevi, può far bene anche se magari appunto, no, se ho così problemi di postura, no, ma se ho magari problemi alla schiena così lievi, anzi, mi può aiutare a creare diciamo la struttura che mi sorregge, giusto? Sì. Pedalando in un certo modo, con un istruttore che ti indica di pedalare in un certo modo, assolutamente sì, aiuta. Allora, ricordiamo un attimo il vostro corso. Allora, ricordami bene il vostro corso, come si può fare per iscriversi al vostro corso di istruttore di indoor cycling. Okay. Raccontami tutto il Allora, il corso dura 8 mesi, è un appuntamento al mese, un sabato al mese. Indicativamente c'è la parte intro, che è la parte iniziale del corso, dove viene spiegato l'indoor cycling, vengono spiegate le andature, un po' di cose, la parte tecnica dove entriamo più, diciamo, all'interno di come si pedala, di come ci si pone con le persone, con gli allievi, tutto quanto. Terza fase, anatomia viene proprio una persona del 118 e che ci fa tutto il corso di anatomia, diciamo, per quanto riguarda il nostro sport, quindi i muscoli utilizzati nel nostro sport, e un'infarinatura, diciamo, del corso di BLS, quindi di primo soccorso. Che infarinatura proprio è un'ora e mezza, quindi non è proprio infarinatura. Infarinatura, infatti. Successivamente vengono fatti gli esami. Infatti, non è finita lì. No. Non basta far finta di ascoltare. No.
e alla fine del corso, dopo gli esami, viene fatto il corso di BLST per i defibrillatori. Durante questi 8 mesi ci sono dalle 15 alle 20 ore di affiancamento con gli istruttori per arrivare a poter insegnare, diciamo, avendo già rotto un po' il ghiaccio, okay, non andando allo sbaraglio. Non vogliamo mandare gente allo sbaraglio. Ci siamo passati noi per primi anni fa. Evitiamo, cerchiamo di evitare questo. Ma quindi ci sono delle sessioni in cui magari appunto portate i neostruttori con voi? Vengono nei centri con noi, si mettono di fianco a noi, pedalano con noi e piano piano cominciano a fare lezione al posto nostro. Okay. Un brano alla volta, iniziano a fare lezioni finché cominciano a prendere confidenza e tutto, fino ad arrivare all'esame dove devono presentare praticamente una lezione impostata da loro. E poi la volta comunque che poi si rientra invece, no, questo è per quanto riguarda il corso, poi uno si può anche associare alla New Fitness Life, certo, giusto? Certo, noi speriamo che dopo i nostri istruttori che formiamo rimangano con noi. Offriamo, mi sono dimenticato di dirtelo prima, stiamo preparando degli eventi in montagna con dei weekend dove mandiamo i nostri istruttori a pedalare negli hotel di fianco alle piste da sci per il weekend. Delle settimane al mare in Abruzzo, anche lì stiamo cercando di chiudere il contratto e quindi mandare un po' le persone. Anche perché appunto diciamo è uno sport che funziona in qualsiasi stagione. Sì, assolutamente. D'inverno, estate, ma che ora si può fare all'esterno prendendo le biciclette. Legato alla nonna, no, che davanti alla TV, durante il pranzo servito, pedalava un esatto. po', quindi insomma, no, sicuramente avrà un nuovo, queste sono un po' più moderno. Pesanti, diciamo. Sono un po' diverse, immagino, sì, certo. Ricordo pure la bicicletta da corsa, che dovrò a guardarla un po'. Indicativamente sì. Diciamo, sì. È un po' così. Cioè, appunto, basta prendere le bike e portarle sulla bella terrazza davanti al mare o in esatto. un campo, così, e insomma, l'estate si può fare tranquillamente in esterno. Invece, d'inverno, invece, appunto, state pensando di portarle vicino alle piste da sci? Cioè, sì, proprio è un hotel che ci ha contattato ad Artesina, in Piemonte, e stiamo vedendo se riusciamo a fare tutto. Quindi dicembre, gennaio, febbraio dovremmo riuscire a fare questo. Quindi i nostri istruttori andranno su, saranno spesati completamente, non pagano, l'istruttore non paga nulla, a parte il viaggio. Però si fa un weekend in montagna. Si fa un weekend in montagna. Tutto questo è grazie al fatto di associarsi alla New Fitness Life. Voi avete una sede, avete un posto dove potete trovare? Abbiamo una sede che è una sede legale, perché noi siamo itineranti, quindi noi ci muoviamo nelle varie palestre, mi muovo anch'io, o i miei colleghi ci muoviamo, se c'è qualcuno che ci vuole contattare, ci muoviamo noi in prima persona, tranquillamente, oppure tramite Facebook mi possono contattare, poi da lì vediamo come disporci. C'è anche una pagina, la casella mail, che è newfitnesslifeasd@gmail.com, dove possono richiedere tutte le informazioni del caso. Quindi, allora ricordiamo, il corso inizia a novembre, 18 novembre inizia il corso, si può già cominciare a richiedere informazioni, fare le iscrizioni, poi invece la New Fitness Life accetta iscrizioni sempre, diciamo, assolutamente, l'associazione, fatelo, ne hanno bisogno, cioè. sono siamo nati piccoli, da poco, ma siamo orgogliosi. Quando è che siete nati come associazione? Maggio 2014, cioè, un anno solo più di noi, quindi cioè, siamo tutti qui giovani a chiedervi anche sempre di mettere una mano sul cuore. In questo caso è proprio una mano sul cuore, penso che vi fa anche bene, vi fa bene anche al cuore un po' di esatto. sport, insomma, non è solo buttare via del tempo cosa, ma è fare veramente qualcosa di interessante, divertente, da quanto ho capito, ecco, perché sì. siamo divenuti una parte che è divertente, però prima l'hai buttata lì, no? Così, però musica a palla, gente che esatto. si diverte, sì, insomma, si crea il gruppo, poi alla fine si va a fare, cioè, spesso ogni tanto si fanno le pizzate, le cene, senza trovare formaggio, solo con la pizza, solo per stare dopo, no, si brucia, no? Anzi, c'è la scusa in più, esatto, bruciamo prima, potete mangiare una fetta di pizza in più, una fetta di torta in più, ma intanto poi una birretta che non fa mai male, sono matodestrine, quindi
Vabbè, ecco, poi sulla birra, appunto, so che ci sono anche studi che parlano esatto. di utilizzare la birra come reintegratore di sali minerali. Esatto. Abbiamo sì, è verissimo. Abbiamo già avuto infatti con il roller derby. Non triplo malto, eh. Infatti, il problema è che tipo di birra esatto. e non è facile trovarla. Poi, esatto. Insomma, diciamo che quelle buone poi non sono così buone. buone dal punto di vista della reintegrazione dei sali minerali. Allora, ricordiamoci appunto, 18 novembre inizia il corso, già esatto. adesso si può iscrivere, newfitnesslifeasd@gmail.com è la password, su Facebook li trovate, noi comunque sotto la diretta, la nostra social media Greta sicuramente starà già mettendo i vari link alla pagina di New Fitness Life, così almeno potrete collegarvi e chiedere tutte le informazioni del caso. Mette anche un po' di mi piace, se dove ci sono un po' i corsi, mettete almeno un mi piace, lo stiamo chiedendo noi, per favore fateci un piacere. Poi chiedere informazioni, chiedere dove si possono fare i corsi da atlete, quindi se volete semplicemente andare a bruciare quella fetta di pizza di più che avete mangiato, c'è il modo, sono praticamente ovunque, da Legnano in tutta Milano praticamente... siamo partiti da qui, ma l'idea è con Axi di portarci a livello nazionale, quindi insomma li trovate praticamente per il momento sicuramente passa la volta. In qualsiasi palestra, almeno una, cioè nella vostra zona almeno una palestra in cui ci sono la trovate, ci sono, c'è. Qui a Città Metropolitana, poi man mano si allagheranno e andranno anche oltre, quindi potete dirlo anche ai parenti in giro per l'Italia. Poi se invece volete fare di più e prendere un diploma e magari anche trovare un secondo lavoro che può darvi tante soddisfazioni, perché no, il corso di istruttore di indoor cycling inizia a novembre, scrivetegli e vi diranno tutto quello che c'è da sapere, giusto Fabio? Esatto, giustissimo. Fabio, siamo in chiusura, io ti ringrazio tantissimo. Grazie per essere a te. Stato qui con noi, spero che ci rivedremo presto, vorremmo seguire certo, le manifestazioni che fate, i vostri eventi, incluso anche di venire a vedere una squadra, una classe intera che pedala, suona di musica, più che volentieri, suda, fa fatica, mentre io me ne sto tranquillamente a guardarli. Si suda stare all'interno della sala anche stando fermi. Ah, vediamo, però fare l'osservatore di indoor cycling. Esatto. Però, ci vediamo una nuova funzione per me, va benissimo. Grazie davvero. Grazie a voi, grazie a te Fabio. Grazie mille. Grazie tantissimo anche a voi che ci avete seguito. Questa puntata di Good Morning Milano finisce qui, ma domani mattina sempre alle 12.30, sempre qui in diretta, e invece Milano News oggi pomeriggio alle 18 il telegiornale con l'informazione serale di Milano All News. Grazie mille, arrivederci e a presto.